Abbiamo con noi Valerio Rossi Albertini, che molti di voi conosceranno per le sue apparizioni televisive, un fisico, un divulgatore, che ci prova a raccontare come di fatto funziona questo MOSE. Senza modellini da farci vedere. Albertini, ben trovato. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Sì, diciamo che cerchiamo di fare uno sforzo di immaginazione, di spiegare a che cosa serva il MOSE. Allora, parliamo di Venezia e del mare Adriatico. Il mare Adriatico è lungo e stretto. E quindi ha una specificità rispetto ad esempio a dei mari aperti come il Tirreno. Il primo problema di Venezia naturalmente è che sta sprofondando nel fango lentamente ma incessantemente. E questo è il primo motivo per cui il livello apparente si alza dell'acqua nel mare Adriatico rispetto a Venezia. Ma ci sono altri due fattori che sono quelli dominanti. Il primo è la marea. Ovviamente l'attrazione lunare che solleva l'acqua e quindi il livello si innalza. E il secondo, che è caratteristico proprio del mare Adriatico, si chiamano le sesse. Immaginiamo di avere una bacinella lunga e stretta e di farla oscillare. Ci sarà un'onda che va e che viene e che trascorre lungo tutta la bacinella. Così è nel mare Adriatico. Quindi eccoli i tre effetti: la subsidenza, cioè lo sprofondamento, la marea e l'onda della sessa. Per quanto riguarda la subsidenza c'è poco da fare naturalmente, mentre invece per gli altri due effetti che sono degli innalzamenti periodici, quello che si può fare per evitare che l'onda di piena, l'onda possiamo dire di marea congiunta dei due effetti, arrivi fino a Venezia è di innalzare una barriera, di innalzare un baluardo. L'onda si infrange contro il baluardo e non arriva a È una destinazione, sorta cioè di nella Laguna diga, detto Venezia. brutalmente, Rossi Sì, Albertini? diciamo è una diga che si apre e si chiude a comando e in tempi molto rapidi, perché appunto non c'è la necessità di innalzare queste barriere non appena si vede che il livello si sta alzando. E questo meccanismo, come dicevano giustamente gli ospiti, ha una caratteristica unica. Non c'è niente di simile in giro per il mondo, ma d'altronde anche di Venezia ce n'è una sola. Grazie Valerio Rossi Albertini, molto chiaro anche alla radio.